2.000 delegati italiani e cinesi e circa 300 organizzazioni tra università, centri di ricerca e realtà imprenditoriali hanno partecipato al China Italy Innovation Forum che si è aperto a Pechino nell'ambito della settimana Cina-Italia della scienza, della tecnologia e dell'innovazione in programma fino a domani, venerdì 29 novembre. A inaugurare l'evento, giunto quest'anno al suo 10° anniversario, il presidente di Città della Scienza, Riccardo Villari, e i ministri dell'Università e della Ricerca Scientifica italiano, Lorenzo Fioramonti, e il ministro cinese della Scienza e della Tecnologia, Wang Zigang. Un sentito saluto a Città della Scienza, al suo team, perché ho avuto modo di confrontarmi con loro, di vedere i risultati di quello che hanno realizzato in questi anni. È davvero eccellente, un grande esempio di come si possa unire la ricerca scientifica, la tecnologia, il mondo delle imprese al mondo dell'università e degli enti pubblici di ricerca. Un'occasione importantissima, l'abbiamo visto anche quest'anno con 12 accordi di programma firmati, una delegazione di oltre 300 aziende, centri di ricerca, università, al nostro fianco il CNR, insomma devo dire che si aprono prospettive sempre più importanti. Promossa dai rispettivi governi, la settimana Cina-Italia è coordinata per parte italiana da Città della Scienza e ha finora coinvolto più di 10.000 esperti in progetti di cooperazione e 5.500 realtà imprenditoriali, favorendo circa 5.200 azioni di trasferimento tecnologico e 620 accordi di cooperazione scientifica. Nel corso dei lavori sono stati firmati 12 accordi bilaterali e sono state premiate 3 start-up vincitrici del programma, che ha portato 100 start-up PMI innovative italiane a incontrare negli ultimi 12 mesi i più qualificati venture capitalist cinesi, oltre che visitare e conoscere i centri di innovazione ed industriali più importanti del Dragone, come Alibaba e Huawei, nonché città in rapida espansione sul fronte dell'innovazione.